Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questo è l'ultimo numero della stagione per la nostra trasmissione settimanale che si concede qualche settimana di riposo e lo fa come tradizione a fine anno aprendo le porte al primo grande evento dell'estate, che è un evento televisivo anche su Rete 8 e lo è anche quest'anno. Parleremo infatti, vedete già alle mie spalle, molto immagini significative della 49esima edizione dei premi Flaiano che Rete 8 seguirà in diretta nelle due serate del sabato e della domenica, che porteranno a Pescara i protagonisti della stagione della letteratura, del cinema, del teatro, della radio, della televisione e del giornalismo in un red carpet che finalmente, nonostante purtroppo ci sia ancora una ripresa dei casi legati al Covid, si lascia alle spalle, almeno per quel che riguarda soprattutto la produzione nei set al palcoscenico, una stagione molto difficile. Di questo parleremo con la nostra ospite, che è Carla Tiboni, che io ringrazio e saluto. Buonasera, buonasera. A Carla Tiboni. Buonasera, salve, grazie. Lei è presidente del Premio Flaiano, l'anima di questa straordinaria manifestazione al 49esimo anno. È il tutto dire, perché insomma l'anno prossimo sarà un anniversario piuttosto impegnativo. E con lei faremo anche qualche conversazione con ospiti che sentiremo e raggiungeremo via Zoom, soprattutto legate proprio ad Ennio Flaiano, perché di lui vogliamo parlare questa sera, perché poi domani e dopodomani avremo la possibilità di vedere più da vicino i premiati, di fare insomma altri ragionamenti. Però insomma il rapporto tra questo premio e il suo ispiratore è molto forte, soprattutto perché, Carla Tiboni, siamo alla vigilia del cinquantenario. Allora non è che il 49esimo passi inosservato, anzi il 49esimo è una sorta di prova generale per mettere anche dei paletti rispetto a quello che sarà l'anno prossimo. Il primo paletto, ne abbiamo parlato più volte, è un omaggio a Flaiano da parte della sua città, con la nascita di una struttura su cui voi state lavorando proprio in questi mesi, in queste settimane. Insomma, un anno non banale, Carla Tiboni. Assolutamente no, non banale, perché è il 50° anniversario della morte di Ennio Flaiano, ma soprattutto, come ha detto lei, direttore, c'è finalmente la possibilità di concretizzare il progetto di riqualificazione, di rimusealizzazione del Media Museum, che diventerà il Museo Officina del Cinema Ennio Flaiano, il primo museo dedicato ad uno sceneggiatore in Italia. E quindi diciamo che questo è un punto di arrivo importante per tutto il percorso che si è fatto per Ennio Flaiano attraverso la valorizzazione della sua figura e delle sue opere, anche con, ricordiamolo, perché è una, diciamo, è un debito di gratitudine nei confronti del fondatore Edoardo Tiboni, anche attraverso 25 convegni e 10 tavole rotonde che in tutti questi anni sono state fatte proprio per far conoscere l'opera di Ennio Flaiano. Del premio e dei premiati parleremo nella seconda parte della trasmissione, questa prima la dedichiamo veramente ad Ennio Flaiano. Noi tra l'altro con il bravissimo collega Luca Pompei siamo stati anche a trovarlo in qualche modo quest'anno, perché abbiamo realizzato un reportage a Maccarese nel cimitero che ospita le spoglie mortali di Flaiano. Ma attorno a Flaiano, già in odore di cinquantenario, c'è una grande vitalità. Nei giorni scorsi un bel concerto Ennio ed Ennio dedicato a Morricone a Flaiano, realizzato dall'associazione Flaiano, ma anche dal comune di Pescara, e quest'anno anche un grande omaggio cinematografico, il primo che riguarda proprio la figura di Ennio Flaiano, un film che sarà proiettato peraltro al termine della prima serata di premiazioni al Teatro D'Annunzio, che è Un marziano di nome Ennio. Anche qui c'entra molto la musica, perché il regista è anche un compositore musicista e noi l'abbiamo in collegamento, Davide Cavuti. Un saluto a lei, Davide Cavuti. Buongiorno. La vediamo, buongiorno. Eccola qui, eccola qui. Ecco, eccoci.
ben risentiti. Allora, noi diamo il buongiorno. Spieghiamo subito questa cosa: noi diamo il buongiorno perché registriamo di giorno, in realtà diamo la buonasera ai nostri telespettatori. Perché è una bellissima giornata quella che Davide Cavuti sta insomma iniziando quando è in collegamento con noi. Perché dove si trova e soprattutto perché cosa si trova in quella città legata a Flaiano? Sì, intanto un caro saluto a voi e a tutti gli spettatori. Sono a Taranto proprio con il mio spettacolo, il tour Non svegliate lo spettatore, uno spettacolo che ho scritto, che firma le musiche e la regia, il protagonista è lo straordinario Lino Guanciale. E saremo qui questi giorni e poi tornerò il 2 per questa serata di cui mi onoro di partecipare e ringrazio ovviamente la Presidente Carla Tiboni per aver invitato. Allora, vediamo subito uno spezzone, se sei d'accordo Davide, del tuo film, un piccolo estratto che è proprio relativo alla figura di Ennio Flaiano. La regia Andrea Di Fabio può mandarlo in onda. Hai deciso di lasciare il cinema proprio ora, dopo aver scritto La dolce vita? No. Non l'ho abbandonato, gli tengo il broncio. Il cinema è come un bambino che vuole sempre fare lo stesso gioco. Dopo i vitelloni ci proposero le vitelline, i manzi, le mucche, i tori. Poi scrivere per il cinema stanca ed è assolutamente inutile. Com'è il tuo rapporto con il cinema? Credo di esserne prigioniero. Che ne pensi di Fellini? Fellini è uno straordinario artista, impresario, mago, che ama condire tutti i suoi piatti con salse di ogni tipo. Io preferisco mangiare in bianco. Straordinario anche Lino Guanciale, che si è prestato a questa interpretazione teatrale che appunto andremo questa sera a regalare in qualche modo al pubblico di Taranto, che presto arriverà in Abruzzo. Davide, perché com'è nato questo tuo approccio con Ennio Flaiano? Beh, l'approccio Ennio Flaiano nasce naturalmente, qualsiasi persona voglia intraprendere la carriera nel mondo della cultura in generale, non solo nella musica, nella sceneggiatura o nella regia, non può prescindere dallo studio e dall'approfondimento delle opere di Ennio Flaiano, che ha segnato la storia del cinema a livello internazionale, non lo scopro io, ed è un personaggio di una straordinaria grandezza. Oltre al suo grande talento e all'intelligenza, aveva una grande dote che è l'umiltà. Pensate che il suo unico romanzo, Tempo di uccidere, che vinse lo Strega, lo sappiamo, nel 1947, lui diceva che l'avrebbe dovuto riscrivere tutto da capo. Qui sta tutta la sintesi di Ennio Flaiano, oltre al grande giornalista, aforista, che tutti quanti conosciamo. Credo che questo lavoro completi la mia trilogia su Flaiano. Nacque nel 2015 grazie proprio al dottor Edoardo Tiboni, che manca tanto alla nostra cultura, un personaggio straordinario, che mi invitò a fare proprio un concerto, Flaiano in musica, e lì celebrammo le migliori colonne sonore di Nino Rota e di Alessandro Cicognini, altro grande personaggio abruzzese, sui film sceneggiati da Flaiano. Poi questo spettacolo teatrale, prodotto al Teatro Stabile da Stefano Francioni con Lino Guanciale, e quindi mi sono sentito di fare questo lavoro cinematografico, soprattutto per rivolgerlo ai giovani, perché credo che loro possano appassionarsi sempre di più all'opera di Ennio Flaiano e rileggerlo e studiarlo. Ripeto, non si può prescindere da questo grande personaggio che si voglia attività culturale. Ci sei arrivato, lo dicevi giustamente, anche attraverso Alessandro Cicognini, che insomma deve a te il fatto che adesso sia riconosciuto non soltanto in Abruzzo ma nel mondo nel suo straordinario ruolo di compositore, arrangiatore di musiche per film. Ricordiamo, ecco, ci fu una collaborazione anche con registi concomitante tra i due, mi viene da pensare a Guardie e Ladri, vi fu anche qualche altro film, tu sei sicuramente più informato di me. Ecco, qual è l'ambiente che nel realizzare il film, che è comunque un'opera di fiction, hai ricostruito di quella vita romana legata al momento d'oro del cinema italiano?
Ma devo dire che io definisco sempre che per me è stato un vero e proprio gesto d'amore, soprattutto nei miei confronti, fare questo open sul Flaiano. È un gesto d'amore perché mi ha arricchito esplorarlo proprio e andare internamente, proprio studiarmi tutte le sue opere. Ho fatto una sintesi ovviamente ed esce fuori un Flaiano anche intimo alla fine del film. Ho ripercorso il suo momento, il suo mondo teatrale, no? Il successo, insuccesso, un marziano a Roma, e poi i suoi rapporti con Fellini, ma non solo, anche con un altro grande regista che è Blasetti, uno dei padri della nostra cinematografia, e lì il connubio anche con Alessandro Cicognini e con altri grandi personaggi quali De Sica. Quindi la ricostruzione è non solo basata sul rapporto Fellini-Flaiano, ma anche su con altri grandi registi del suo periodo. Poi c'è l'amore verso la terra d'origine, verso Pescara, e c'è un frammento appunto legato proprio alla nostra città, e credo che quest'opera possa essere utile, contribuire alla promozione di questo personaggio, soprattutto, come dicevo prima, nel mondo dei giovani, che sono il pubblico del futuro e i professionisti del futuro. Sì, è questo il punto, perché ne parlavamo prima con Carla Tibboni, l'importanza di avere insomma anche continuità, perché noi stiamo parlando di straordinari personaggi che hanno avuto una dimensione internazionale, da Cicognini a Flaiano, stiamo parlando di personaggi abruzzesi che hanno grande successo e che sono protagonisti anche nel mondo del cinema. Parleremo anche tra poco del film L'Arminuta. Ma appunto Lino Guanciale, ecco, forse l'altra gamba che manca in questa regione, oltre a quella che si sta costruendo del museo e della formazione di un museo che sia vivo, lo dico a Carla Tibboni, è quello di una film commission che consenta anche a chi vuole trovare un futuro anche occupazionale in questo mondo di avere delle gambe su cui camminare su questo territorio, perché l'Abruzzo è anche un set meraviglioso. Carla Tibboni, poi volevo sentire anche Davide su questo. Sì, sicuramente la Film Commission è una grandissima risorsa per l'Abruzzo, anche perché sappiamo che c'è molta produzione e molta vivacità culturale riguardo al cinema. E le notizie che provengono dalla regione sono confortanti. La Film Commission dovrebbe partire nel 2022, nel gennaio 2022, e ricordiamo che le Film Commission sono un grandissimo indotto lavorativo, turistico, culturale per la regione. Quindi anche con la spinta di Flaiano, di questo grande personaggio, dei premi Flaiano, è auspicabile, ma io credo che sarà così. La Film Commission, una volta che avrà la possibilità di mettersi, diciamo così, sul mercato, riuscirà a convogliare in Abruzzo molte produzioni di film, perché ormai credo che sia un po' il mantra che ritorna tra gli operatori del settore: l'Abruzzo è un set a cielo aperto, insomma. Davide Cavuti, cosa ne pensi? Sono d'accordissimo, tra l'altro qui sono a Taranto e si sta proprio girando il commissario Ricciardi, hanno ricostruito dalla città vecchia quella che è Napoli, quindi noi abbiamo tantissimi... Ah, lavori. Quindi è per quello che si trova lì Guanciale. Sì, abbiamo ottimizzato questo momento, sì, dopo. Credo che sia fondamentale per la nostra regione per proprio sviluppare tutte le professionalità legate ad una realizzazione cinematografica. E quindi può essere solo un vantaggio per tutti e creare veramente un'economia, perché la cultura molti non la considerano come una vera e propria azienda che può produrre economia, e questo è un errore, e speriamo che si possa rimediare presto a tutto questo. Allora Davide, adesso ti facciamo una sorpresa, perché uno dei protagonisti del film è qui in collegamento con noi. Noi lo salutiamo, lo ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità, però è veramente la persona più qualificata che c'è in questo momento per parlare di Ennio Flaiano, per aiutarci nel omaggiare questa figura straordinaria, ed è Masolino D'Amico. Buongiorno D'Amico.
Allora, avrà sentito quello che di cui abbiamo parlato un po' negli ultimi passaggi. Abbiamo parlato della necessità di una Film Commission, della nascita di questo straordinario progetto di formazione per il cinema che Carla Tiboni sta animando nella città di Pescara. Però insomma, io a lei voglio chiedere, siamo al 49esimo premio Flaiano, l'anno prossimo sarà l'edizione del cinquantennale. Ecco, quanto dobbiamo ancora scoprire di Ennio Flaiano, soprattutto nella sua dimensione umana? Ecco, lei lo ha conosciuto, ha condiviso il suo ambiente, è stata una delle persone più vicine per motivi familiari anche a questo pescarese illustre. A suo avviso, che cosa deve caratterizzare il ricordo di un intellettuale che ha una dimensione internazionale in una città come quella di Pescara, d'amico? Ma quando Flaiano era vivo, io l'ho conosciuto molto bene, ma l'ho conosciuto che eravamo bambini, quando lui veniva per casa e siamo cresciuti e lui ci ha seguito, aveva la reputazione anche nell'ambiente di essere pigrissimo, perché anche alle riunioni di sceneggiatura scriveva con mia madre, parlava, dava delle idee, però poi al momento di scrivere. Io sapevo, cioè mio padre mi diceva sempre che era un grande scrittore, perché quel pochissimo che pubblicava sui giornali, lasciamo perdere le sceneggiature dei film, era sempre molto scritto, molto pensato, ma erano delle piccole cose, degli incisi. Poi Flaiano muore molto giovane ancora e si scopre che aveva scritto moltissimo, sono usciti tutti questi libri postumi, che non erano libri, erano collezioni di pensieri, e ognuno di questi pensieri era pensato veramente, era meditato, era Flaiano, fra l'altro, che aveva questa fama di grandissimo autore di battute, e lui diceva: ma non è vero, io anzi invidiava i toscani che hanno la risposta pronta, che io ci devo pensare un po', e si vede quello che ci ha pensato. Quindi lui lascia un messaggio amplissimo, perché è tutto un continente da esplorare, è stato esplorato ma non completamente. E in ogni pagina che lui ha scritto c'è qualche cosa, è aperto verso il futuro. È incredibile pensare che è morto 50 anni fa, perché quasi tutto quello di cui si occupa è diventato molto più grosso, molto più flagrante, molto più importante, molto più soffocante. Le cose che gli facevano paura adesso sono diventate terrificanti. Quel tipo di inizio, per esempio, di volgarità che avevano certi italiani che a lui non piacevano, che lui prendeva in giro, adesso è diventata tremenda, c'è stata la sopraffazione dei grandi media, della televisione, eccetera, questa, la diffusione di quella mediocrità poco così a basso costo, e che è diventata enorme. Quindi Flaiano, certo, tutto quello che dice è da meditare, è da vedere, ed è attuale. In una frase... È sempre giovane, questo non so come dire, sono pochissimi scrittori che lasciano questo. Beh, oggi sarebbe interessante sentirlo in qualcuno di questi talk show a basso costo, come dice lei, che animano le serate in cui si parla di politica. Io penso che lui ne diventerebbe protagonista, a suo avviso, oppure ne uscirebbe inorridito. Mai. Non ci andrebbe mai. Flaiano era brillantissimo in un piccolo comitato di persone scelte che parlavano a un certo livello. Quindi confondersi con quelli che è il pressappochismo, non diceva nulla se non sapeva di cosa stava parlando. Ora, questi talk show invece sono il regno dell'improvvisazione, no? Quello che strilla di più, quello che ne sa meno ma che aggredisce quello che sa. Lui sarebbe scappato, veramente sarebbe scappato. Per adesso queste cose le ha anche scritte e fatte vedere. Certo. Altro caso, è stato preziosissimo in qualunque piccolo comitato. Io mi ricordo sempre che Flaiano raccontava che una volta era stato invitato dal Presidente della Repubblica a una colazione. Il Presidente era Einaudi, quindi era un Presidente molto sobrio, molto semplice. E arrivato alla frutta,
portano la frutta e Einaudi dice, cioè, qualcuno vuole mezza mela, questo l'ha anche scritto Flaiano, Flaiano dice sì, la prendo io mezza mela, ecco, questo era mezza mela con Flaiano, a un tavolo cui c'è il Presidente della Repubblica, mezza mela con Flaiano, questo è quello che è il suo significato. E a proposito di alimenti, una frase mi ha colpito molto, proprio contenuta nella testimonianza per il film di Davide Cavuti. Lei ha detto Flaiano è stato il lievito di Federico Fellini. Ecco, ci racconta anche questo rapporto che lei ha vissuto indirettamente. Ma dunque, Flaiano era uno sceneggiatore cinematografico professionista, lo sapeva dall'inizio. E sempre aveva l'atteggiamento dei veri professionisti, cioè che il film lo fa il regista e noi che scriviamo gli diamo una mano, gli diamo delle idee, però non voleva sostituirsi, infatti lui non ha mai tenuto a pubblicare le sue sceneggiature, era un lavoro servile. Con Fellini c'è stato un po', è diventato un po' meno servile, perché Fellini aveva molto, quel Fellini lì, poi non c'è più, era molto bisogno proprio delle sue idee, ma non tanto delle idee, ma di quello che c'era sotto, dietro le idee. Quindi il rapporto con Fellini è stato molto importante, ma non nel senso che lui ha scritto delle cose che poi Fellini ha messo in scena. Fellini non usava nemmeno le sceneggiature, ma erano delle idee, degli spunti. E questi spunti effettivamente è stato preziosissimo. Poi si separarono perché ci furono, appunto, perché lui era molto orgoglioso, era anonimo ma orgoglioso. Si aspettava che Fellini non che gli desse atto, ma che non lo disconoscesse pubblicamente. Invece Fellini in certe occasioni fece finta di essere il genio che aveva tutto nel suo cervello. Anche questo è un atteggiamento ingenuo, perché i registi sono degli assemblatori, usano tutto quello che trovano, quindi non è che se ammette che questo l'ha preso qui, quest'altro preso qua, la sua statura diminuisce. Però in quel caso lì era stato talmente esaltato Fellini dalla stampa internazionale che si pavoneggiò, e Flaiano ci rimase male il fatto che un amico come quello, con un rapporto così intimo che hanno avuto, improvvisamente facesse finta di essere un genio totale. E poi vabbè, per anni si parlarono meno, e poi si rifecero la pace. Fellini del resto era molto cambiato, non aveva più bisogno di quel tipo di idee, che era su un'altra dimensione, e quindi andò a finire così. Certo, allora Masolino D'Amico, noi l'aspettiamo a Pescara, perché sarà qui nella serata di premiazione del teatro, peraltro davvero autori di una stagione difficile, perché una stagione senza palcoscenico è stata quella che ci lasciamo alle spalle, sperando che sia stata davvero l'ultima, e avrà modo a fine serata anche di vedere il film di Davide Cavuti, nel quale lei insomma è tra i protagonisti. Ecco, che idea si è fatta insomma anche di questa rinata vitalità da parte di registi e anche di intellettuali rispetto a questi 50 anni che potrebbero diventare un anniversario non di quelli stereotipati che Flaiano avrebbe odiato. Ecco, qual è lo stimolo che deve giungere anche diciamo da un territorio che si sta riappropriando di questa figura straordinaria per vivere questi 50 anni e viverli anche in maniera leggera, no? Non pomposa, formale, ma comunque con un messaggio che sia consono alla personalità di Flaiano, anche attraverso questo film e altri documenti che sicuramente animeranno, anche grazie a Carla Tiboni, questo anniversario. Ma vede, cioè, Flaiano, le ricorrenze, i centenari, eccetera, servono a riscoprire, a rivalutare, a rimettere l'accento, eccetera. Flaiano non ne ha bisogno. Che Flaiano è sempre stato attuale, è sempre stato letto, è sempre stato in circolazione, è sempre stato citato. Quindi il compito, secondo me, del premio Flaiano di Pescara, di questa iniziativa, non è quello di riscoprirlo, ma semplicemente di approfittare dell'esistenza di questo patrimonio, di non buttarlo via, ma non ha bisogno di essere spinto, tant'è vero che funziona, tant'è vero che i suoi libri circolano, le sue frasi vengono ripetute incessantemente, ne vengono anche aggiunte delle altre magari che non aveva mai detto,
è una presenza, ecco, non è uno spirito da evocare, è una presenza che sta lì e mi fa piacere che sia ancora così vitale. Ecco, Davide Cavuti, non so se vuole ancora il collegamento, vuole aggiungere qualcosa rispetto alla presenza di Masolino D'Amico e di altri importanti contributi nel suo film. Beh, intanto lo saluto e lo ringrazio, professor D'Amico, per aver contribuito a questo mio lavoro. È stato veramente bello stare con lui quella giornata e mi ha raccontato anche tanti aneddoti legati a Ennio Flaiano. La sua è una partecipazione importante e lo ringrazio davvero di cuore. E oltre a lui, ovviamente, ci sono anche altri personaggi del mondo del cinema che hanno partecipato a questo mio lavoro. Li vorrei ricordare: Giuliano Montaldo, Enrico Vanzina, Paola Gassman. Ci sono poi delle partecipazioni che ho ritrovato, delle chicche di Giorgio Albertazzi, di Monica Vitti e di Edoardo Chiponi. Ecco, questi contributi poi sono stati miscelati con la ricostruzione, diciamo così, fiction in cui raccontiamo Flaiano. E sono d'accordo con il professor D'Amico, questi lavori, queste opere devono solo cercare di essere un'opportunità per i giovani e per approfittarne, no? E vedere questi film, e rendersi conto di quanto sia stato grande Flaiano e leggere quello che non si è letto fino ad oggi. Mi piace ricordare una frase di Flaiano che sottolinea proprio la sua personalità. Lui si definiva uno scrittore minore satirico dell'Italia del benessere. Ecco, questa è la sintesi proprio di quello che era Ennio Flaiano, una sua frase detta a un giornalista negli anni 70, prima della sua morte. Bene, grazie Davide Cavuti, noi ti lasciamo alle prove dello spettacolo stasera a Taranto, ricordiamo, proprio dedicato ad Ennio Flaiano. Io approfitto ancora della presenza del professor D'Amico per parlare dei premi che vengono assegnati quest'anno. Dicevo, una selezione non facile, perché è stata una stagione penalizzata dalla pandemia, una stagione di teatro senza palcoscenico. Ricordo che nella sezione teatro vengono premiati Emanuele Salce, Donatella Finocchiaro, Gianluca Guidi, Cristo Zanussi, Pierluigi Pizzi, un premio alla carriera. Ecco, è stato davvero difficile anche poter giudicare degli spettacoli che in parte sono stati penalizzati dall'assenza di pubblico e dall'assenza di teatri, professore. Mica tanto difficile, sai? Il teatro ha tirato avanti. Il teatro non si è fermato completamente, c'è stato molto, la stagione precedente era peggio e quest'anno c'era stata una bella circolazione, abbastanza limitata, perché erano più, in realtà gli spettacoli non hanno potuto circolare molto, però sono avvenuti. La difficoltà semmai è stata nel dover tenere conto di spettacoli che non si era riusciti neanche a vedere, certo. Però c'erano. Tant'è vero che la lista dei premiati non ha fatto, secondario, non ha fatto trascurabile. Abbiamo cercato di non tirare, di non ripresentare eroici nomi molto famosi che erano andati in scena malgrado tutto, ma segnalare anche gente che non era ancora stata premiata e che aveva tutto il dovere di essere premiata. Però per esempio l'occasione della prima della carriera del Piano di Pizzi è importantissima. Assolutamente. Ha 92 anni e ha diretto 200 opere liriche in tutto il mondo ed era tornato alla prosa. Ha scritto quest'anno 3 spettacoli di prosa in circolazione, ben 3. E comunque tutti gli altri, Zanussi che è un gigante, che ha trovato il modo di fare uno spettacolo in Italia, soprattutto in Sicilia. E gli altri Guidi, sono tutti nomi eccellenti. Diciamo che in una stagione, tra virgolette, normale, le categorie sarebbero state forse più numerose, perché avremmo avuto più nomi che premevano. Però la scelta essendo più ristretta, il livello era altissimo. Benissimo, io la ringrazio Masolino D'Amico, l'aspettiamo a Pescara nelle prossime ore per vivere insieme l'emozione dei 49esimi premi internazionali Ennio Flaiano. Grazie ancora di aver partecipato alla nostra trasmissione, buona giornata. Buona giornata. E noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco torneremo con Carla Tiboni per parlare di altri elementi e andare proprio anche nel vivo delle scelte di questa edizione 49esima, che vi ricordo andrà
in onda in diretta su Rete 8 nelle serate di sabato e di domenica. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio con Carla Tiboni, abbiamo parlato molto di Ennio Flaiano, è giusto che fosse stato così perché è lui il vero protagonista nella sua multiformità della giornata che ci apprestiamo a vivere sabato e quella di domenica, perché nella giornata di sabato i protagonisti sono gli scrittori e nella giornata di domenica i protagonisti sono gli attori, i registi, gli uomini del cinema, del teatro, della televisione, i giornalisti. Iniziamo con la letteratura, che propone anche quest'anno un personaggio internazionale di grande profilo, Valéry Perrin, che è stato un caso letterario con Cambiare l'acqua ai fiori, quindi abbiamo ancora una volta una figura che è tra le più lette al mondo, nel mondo della narrativa, ma abbiamo anche due terne di vincitori per il Flaiano giovani e under 35 per il Flaiano senior. Vi dico subito quali sono i libri finalisti. Nella sezione over 35, quindi diciamo quella dei grandi, Daniele Mencarelli con Sempre tornare Mondadori, Antonio Pascale La foglia di fico, storie di alberi, donne e uomini per Einaudi, Alessandro Zaccuri con Poco di me, Marsilio Editore. Sono questi i libri emergenti di questa stagione letteraria che sono stati selezionati dalla giuria tecnica guidata da Renato Minore. Poi abbiamo per la sezione Under 35, Angela Bubba con Elsa, edita da Ponte alle Grazie, Andrea De Spirt con Ogni creatura è un'isola del saggiatore, Viola di Grado, Fame blu, La nave di Teseo. La letteratura vive, Tiboni, un momento che non ha avuto alcuna, anzi, probabilmente, cinicamente si può dire, ha avuto anche un sostegno dalla pandemia che ci ha portato maggiormente sui libri. Non è male, almeno questo. La narrativa propone personaggi internazionali e personaggi emergenti, mi pare che sia un giusto cocktail anche nella tradizione del Flaiano, che poi lascia ai lettori la scelta dei vincitori del premio assoluto. Tutto confermato nella formula, visto che ha avuto grande successo. Sì, è una formula che ha successo, devo dire che però c'è un elemento di evoluzione nei premi, è questo rapporto che si è intensificato con le case editrici. Quest'anno c'è stata una partecipazione di 76 autori ed è un numero enorme, sia degli under che degli over. Questo significa che evidentemente il premio Flaiano, come diceva giustamente Masolino D'Amico, perché Flaiano stesso non ha bisogno di essere conosciuto o fatto conoscere, ma ha una sua credibilità che ormai si è diciamo stabilizzata, solidificata anche con le case editrici. Le scelte sono state, credo, molto sofferte da parte della giuria tecnica, perché c'erano veramente molti libri interessanti, molti libri ben scritti, e la novità importante credo sia anche questa partecipazione degli under 35, 15 libri, ed il fatto che le case editrici abbiano creduto nel nostro progetto di dare spazio anche ai giovani, ai giovanissimi, perché insomma, di solito si arriva al successo editoriale dopo anni di carriera, e il fatto di dare spazio ai giovani vuol dire che e i giovani sanno scrivere, sono bravi, le case editrici stanno investendo ancora di più sui giovani scrittori, e questo sicuramente è un merito del premio che ci teniamo ben stretto, perché tra le altre cose i tre finalisti di quest'anno hanno scritto dei libri veramente belli, ben scritti, e che consiglio di leggere. Peraltro una giuria, io ho citato soltanto Renato Minore, che però contiene veramente delle firme straordinarie anche della letteratura e della narrativa, e faccio soltanto due nomi oltre che quelle dei colleghi giornalisti e critici letterari che la compongono, ma soprattutto io dico Donatella Di Pietrantonio, che avrà anche un premio speciale nella sezione cinema per L'Arminuta, e
Fabio Bacà, che peraltro è in finale sia allo Strega che al Campiello in queste settimane, quindi insomma non poteva vincere il Flaiano perché in giuria, ecco, quindi al secondo romanzo davvero un risultato straordinario per Nova, edito da Adelphi. Ecco, anche questa giuria qualifica molto il premio Tiboni. Ma le giurie hanno sempre qualificato i premi Flaiano. Io devo dire che quando furono costituiti il pensiero principale fu proprio per le giurie. Ricordiamolo, primo presidente Edoardo De Filippo, primo presidente per il premio di narrativa Carlo Bo, e così come per il cinema Suso Cecchi d'Amico, insomma tutti i grandi nomi che hanno contribuito a far crescere il premio nella qualità e nelle scelte. E ancora oggi le giurie sono giurie cui i componenti fanno parte del panorama culturale e quindi comunque attribuiscono al premio credibilità. Ecco, credo che un premio soprattutto di narrativa, ma anche di cinema, teatro, televisione, debba essere credibile nelle proprie scelte. Non si possono dare i premi perché magari il film è stato visto da più spettatori oppure perché c'è un attore che piace più dell'altro. Ci sono degli elementi che debbono essere sempre tenuti da conto. E poi una grande lungimiranza, perché poi molti hanno vinto il Nobel e molti sono stati scoperti proprio vincendo il Flaiano, quindi credo che veramente il substrato delle giurie sia una cosa imprescindibile per i premi Flaiano, e continuiamo fortunatamente ad avere il contributo di grandi personaggi della cultura. Ecco, tra questi mi veniva di pensare a Donatella di Pietrantonio, che dalla letteratura è passata al cinema. Chissà se è stata sua l'idea di premiare uno che dal cinema è passato alla letteratura, vale a dire Carlo Verdone, che sarà il mattatore, suppongo, della serata della letteratura, perché Carlo Verdone viene premiato per un libro. Per un libro che... La carezza della memoria, Bompiani. Di Bompiani, edito da Bompiani, è un libro che è delizioso, io l'ho trovato delizioso perché è un libro che è già una sceneggiatura, però fa ridere, sorridere, piangere, parla di ricordi, di memoria, di nostalgia per questo padre straordinario che è stato Mario Verdone, che tra l'altro ha contribuito anche per i premi Flaiano, è stato un collaboratore dei premi e ha partecipato a molte tavole rotonde su Ennio Flaiano. È direttore di Cinecittà. Di Cinecittà, accademico, quindi diciamo, una persona validissima, e il figlio non è stato da meno, perché questo libro scritto durante la pandemia da questa terrazza romana, che poi è la terrazza della casa di Carlo Verdone, e ci fa attraversare le varie fasi della solitudine, del lockdown, e ce lo alleggerisce, ce lo rende un po' più, diciamo, leggero anche nei ricordi. Un premio particolare che verrà assegnato, sempre restando alla prima serata, è quello a Lucio Fumo. Lucio Fumo, insieme a Edoardo Tiboni, è stato uno di quegli uomini che hanno animato la vita culturale di questa città negli ultimi anni, ed è giusto che si ricordi in vita, ovviamente, questo impegno, insomma, anche dal Flaiano a volte si può pensare spesso a una concorrenza tra le associazioni, gli enti culturali, insomma, venga questo riconoscimento così importante a chi ha fatto nascere Pescara-Gezza, a chi ha dato vita a una stagione irripetibile, probabilmente. Speriamo di no, Carla Di Buono. Speriamo di farla rivivere. Assolutamente sì, ma io credo che sia Lucio Fumo che Edoardo Tiboni siano state persone che hanno avuto fede nella cultura. E questa è una cosa che li ha sempre contraddistinti. Lucio Fumo credo sia una persona che debba essere ricordata ogni volta che si parla di Festival Jazz. Festival Jazz è uguale Lucio Fumo, è stato il creatore di una stagione straordinaria, ha portato a Pescara i più grandi jazzisti mondiali, che lui stesso andava a trovare, ma andava anche negli Stati Uniti per scoprire i nuovi talenti. E credo che non essendo, perché fortunatamente è ancora con noi, un premio alla memoria, è un premio
per Lucio Fumo, un premio per ringraziarlo di questo gioiello che ha creato per Pescara e che oggi magari si è diversificato, è diventato forse un po' più contenitore di musica, però queste sono scelte che appartengono, diciamo, a, ad altre valutazioni. Lui è stato un purista del jazz e chi ha seguito il jazz, compresa la sottoscritta, ha avuto la possibilità di incontrare personaggi a Pescara che hanno fatto veramente la storia del jazz. Certo. E questo dobbiamo, di questo dobbiamo dire grazie a Lucio, grazie per aver avuto fede nella cultura, ma soprattutto per aver creduto nella, nel fatto che la cultura sia un motore sociale, di quanto sia importante la cultura per una comunità e di quanto sia stato importante il Festival Jazz negli anni 70 e 80, perché non dimentichiamo che il Festival Jazz di Pescara è stato più volte superiore anche a Umbria Jazz. Il Flaiano non dimentica anche chi soffre e dà sempre dei messaggi sociali di solidarietà molto rilevanti. In questo senso va il premio a Daniela Di Fiore che vorrei motivasse particolarmente più di quello insomma, data ad un attore oppure un regista. Sì, allora Daniela Di Fiore credo che sia una donna... un'insegnante straordinaria, no? Si è parlato in questo periodo anche durante la, la pandemia molto della scuola, molto dell'insegnamento. Daniela Di Fiore con una semplicità disarmante è riuscita a portare la scuola in un luogo in cui c'è tanto dolore, nel reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Gemelli di Roma. E, collaborando in collaborazione con il primario del, del Gemelli che si è subito reso conto che oltre alla cura fisica fosse necessaria anche la cura dell'anima ed è commovente sentire e ascoltare questa professoressa che ci racconta, che ci racconterà perché lo ha già fatto nei suoi libri, che addirittura i ragazzi la chiamavano prima di, i ragazzi adolescenti, 14-15 anni, che la chiamavano prima di fare le sedute di chemioterapia perché volevano assolutamente fare una, un'ora di lezione, sentir parlare di Leopardi, sentir parlare di Dante, continuare a studiare, non perdere l'anno scolastico per poter arrivare alla maturità. Daniela Di Fiore lo ha fatto e lo continua a fare e credo che e si debba essere grati a questi insegnanti che credono veramente nella, nella forza dell'insegnamento e nella forza umana di quello che un insegnante può dare. Allora, a proposito di chi ha dato molto per gli altri, persino la vita, nel parlare dell'italianistica, il riferimento è a Luca Attanasio, qui è intitolato il premio internazionale non casualmente, perché insomma è stato un personaggio che non solo dal punto di vista diplomatico ma anche dal punto di vista culturale ha aiutato molto la diffusione della cultura italiana nel mondo. Rapidamente do i premiati sperando che la pronuncia mi assista perché non è facile. Horst Bredenkamp con Michelangelo, l'Istituto Italiano di Cultura a Berlino, Atanasia Dracoli, l'Istituto Italiano di Cultura ad Atene, Teresia Prammer, Istituto Italiano di Cultura a Berlino. Poi c'è una nuova sezione Under 35. Il premio è un abruzzese, Maximiliano Manzo con El vestito de Dora, Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires. Già la dimensione di questi nomi e di queste realtà culturali che tocca il premio Flaiano di Italianistica ci racconta di una sezione del premio che è quella che forse non è la più nota, ma è quella che dà una maggiore dimensione, un maggiore spessore alla, alla, alla vostra attività, Carla Tibboni. Sì, assolutamente, perché il premio di italianistica segue evidentemente la, la traccia della necessità di continuare a promuovere lo studio del, dell'italiano all'estero e la cultura italiana all'estero. Quest'anno c'è una nuova sezione, quella Giovani, ed è stata vinta da un ragazzo straordinario, di, originario italiano, genitori italiani, ma che vive a Buenos Aires. E la peculiarità di questo, ci ha colpito, di questo documentario, cortometraggio, insomma, non saprei come definirlo esattamente, diciamo che è un po' tra il documentario e il cortometraggio, è un invito a riscoprire le radici per tutti coloro che vivono all'estero e che hanno origini italiane. E questo credo che sia anche un segnale di legame con la terra, ma anche di conservazione della cultura italiana all'estero.
Allora, eccoci a introdurre la domenica, lo facciamo rapidamente perché poi avremo direttamente la diretta con personaggi molto noti dei quali insomma c'è poco da aggiungere, però insomma voglio fare anche un po' il cast della serata delle stelle, quella che è un po' più delle stelle perché ci sono insomma gli idoli del cinema e della televisione in particolare. A proposito del cinema, personaggio principale sarà, io penso sarà devastante, Antonio Albanese, miglior interprete maschile, Come un gatto di tangenziale, Ritorno a Coccia di Morto, film di Milani, Riccardo Milani, che è il direttore artistico del Flaiano Film Festival. Quindi faccio una domanda sul Flaiano Film Festival in maniera che parliamo dell'una e dell'altra cosa. Allora, il Flaiano Film Festival sta andando bene perché c'è una risposta di pubblico importante. Il nostro obiettivo, come ha detto anche il direttore artistico Riccardo Milani più volte, era riportare le persone al cinema, davanti al grande schermo, e ricominciare, lanciare questo messaggio di ricominciare ad andare al cinema, di scrollarsi un po' questa paura che abbiamo evidentemente dei luoghi in cui ci sono molte persone. E quindi sta andando bene perché ci sono circa 600 spettatori a serata, quindi i numeri sono importanti. Prezzi popolarissimi, un euro è il costo per l'ingresso dei film, quindi credo che di più non potessimo fare, però ripeto, il nostro obiettivo era questo e credo che lo stiamo raggiungendo. Aspettiamo, perché Flaiano Film Festival non è ancora finito, ma in questo ci supportano anche i premiati, come ha detto lei, direttore Albanese, che è protagonista del film che è stato campione di incassi quest'inverno, e quindi come vede c'è sempre i premi Flaiano sono attenti a quello che accade nel panorama cinematografico, televisivo, teatrale e del giornalismo, con un'attenzione che, approfitto di quello che ha detto Masolino D'Amico, aiuta a celebrare questo straordinario intellettuale che è Annio Flaiano, che non ha bisogno più, credo, di essere conosciuto, ma ha bisogno di essere studiato, letto e goduto nella sua essenza migliore. Gli altri protagonisti del cinema: Stefano Accorsi, miglior interprete in Marilyn agli occhi neri, un premio che va anche al complesso dell'opera perché insieme a altri attori, Massimiliano Gallo in particolare, insomma, ha vissuto un anno particolare, passando dalla televisione al teatro, al cinema, quindi anche Massimiliano Gallo premiato per il Silenzio Grande, Giuseppe Tornatore per il documentario Ennio, che in questo caso è un altro Ennio. Morricone, però insomma avremo la possibilità di avere anche Tornatore a Pescara, insieme a Edoardo Leo, qui premiato per la regia di Lasciarsi un giorno a Roma, Luigi Proietti detto Gigi, anche lui quest'anno insomma ha lavorato molto sia come regista che come attore. Abbiamo Bruno Oliviero e Valia Santella, migliore sceneggiatura per Aria Ferma, un film molto celebrato in questa stagione, Massimo Cantini Parrini, miglior costumista per Cyrano, e poi abbiamo L'Arminuta, miglior film della stagione, con la premiazione insomma al cast e anche all'autrice, la nostra di Pietrantonio, omaggio alla memoria per Ugo Tognazzi, e poi il vincitore del concorso MIC. Da aggiungere a questo elenco anche per parlare della grande attività che il Flaiano svolge anche al di fuori delle giornate canoniche del premio, che già dal giorno dopo si ricomincia col cinema in un'altra location, ma non vi fermate mai, Carla Tibboni. Che succede dal 4 di luglio? Dal 4 di luglio siamo al Marina di Pescara, abbiamo iniziato questa collaborazione con la Camera di Commercio e con il Porto Turistico, e ci saranno due film, verranno proiettati due film ogni sera. Ed è, diciamo, un nuovo laboratorio, la cultura e il turismo. Parliamo sempre di cultura e impresa, questa volta cultura e turismo credo che sia un binomio che debba essere vincente, anche perché poi tra l'altro credo che il porto di Pescara, il porto turistico, sia una delle location più belle che ha Pescara.
E quindi ricominciamo una settimana di film, e si parte con un docufilm molto importante, quello su Maradona, La partita nel fango, che è stato realizzato dall'inviato speciale del TG5 Gabriella Simoni. Sarà con noi Bruno Giordano, il campione di calcio, grande amico di Maradona, e poi si va avanti con film contemporanei fino a confluire nella giornata di domenica, dove ci sarà la proiezione dei corti del CNA. Diamo spazio ai giovani, alla loro capacità, ai loro talenti, cortometraggi belli, realizzati molto bene, che vale la pena, insomma, di vedere, di approcciare anche a questa disciplina che tra i giovani è diventata molto diffusa. Perché? Perché costa di meno. Sicuramente girare un film costa tantissimo, e un cortometraggio costa un pochino di meno, quindi penso che il talento possa anche essere valorizzato con i cortometraggi. Difficile annoiarsi, insomma, quest'estate, almeno in questi giorni. Tornando alla serata dei premiati delle altre sezioni, del teatro abbiamo già parlato con Masolino D'Amico, la televisione premia Fabrizio Bentivoglio, migliore interpretazione maschile nella miniserie Monterossi, Anna Ferzetti, questa è la famiglia abruzzese, una famiglia celebre del cinema, migliore interpretazione nelle Fate ignoranti, Guido Maria Brera, miglior soggetto nella fiction I Diavoli, Daniele Lucchetti, regista dell'Amica Geniale, Fahim Boyan, migliore interpretazione sezione giovani nella serie Bangla, che è in onda su Rai 3, e poi c'è Paolo Mieli, premiato per Passato e Presente, miglior programma culturale di divulgazione storica, condotto da Mieli e in onda su Rai 3. A proposito di giornalisti, premi anche nell'apposita sezione per Francesca Mannocchi, inviato di guerra per La 7, Stefania Battistina, inviata speciale del TG1. Naturalmente, e su questo ci salutiamo, Carla Tiboni, Flaiano che non vive con i piedi ben piantati sulle nuvole, ma vive nella realtà di una guerra che condiziona le nostre esistenze, e lo si vede sempre più con il passare dei giorni, e quindi dà riconoscimento ai testimoni, a chi fa cronaca sul posto, ma anche chi fa storia come Paolo Mieli. Sì, credo che il premio alle giornaliste inviate speciali non sia un atto dovuto, ma credo sia un ringraziamento, perché hanno, rischiando la vita, hanno veramente documentato egregiamente purtroppo la guerra che c'è in Ucraina. E Paolo Mieli, perché questo divulgatore straordinario della cultura realizza, tra l'altro con la collaborazione dei ragazzi, dei giovani studenti universitari, un programma culturale che è interessante perché è veloce, è concentrato, non è mai noioso. E quest'anno devo dire che, tra le altre cose, Mieli ha realizzato uno speciale su Ennio Flaiano. Io magari consiglio di vedere, perché è riuscito in mezz'ora a focalizzare il personaggio Flaiano e soprattutto a dirci a raccontarci degli aspetti di Flaiano, come il periodo francese di Flaiano, che magari molti non conoscono, diciamo. E quindi non era, anche qui non è un atto dovuto. La divulgazione della cultura in televisione non è semplice, perché un programma culturale può diventare noioso, e invece devo dire che Mieli, con la sua bravura, non ci fa annoiare mai. Speriamo di non farvi annoiare, ma non sarà sicuramente così. Domani e dopodomani, con le due serate appunto di divulgazione culturale in TV, perché sentiremo le voci di questi premiati con i Pegaso d'Oro in diretta su Rete 8, il sabato dalle ore 20 e la domenica con l'anteprima più ampia dalle 19:30 con la nostra Giglio Edmondo, che ci farà
vivere anche i backstage della serata del Red Carpet. Io faccio un in bocca al lupo a tutta l'organizzazione del premio Flaiano e anche a tutta la nostra squadra di Rete 8 che vi farà vivere in diretta questo evento. Ringrazio Carla Tiboni. Grazie per averci aiutato in questa anteprima ad inquadrare queste due serate di cultura ma anche di televisione sulla nostra emittente, e naturalmente appunto vi do appuntamento alle due dirette. Grazie, arrivederci e buona serata. Grazie.